Solo pochi giorni fa, Elon Musk, il noto miliardario e fondatore di Tesla e di SpaceX, ha aggiornato il suo profilo Twitter aggiungendo accanto al suo nome la dicitura «Imperatore di Marte». Lì per lì, questo particolare, che è saltato agli occhi di qualcuno, ha portato molti ad ipotizzare che sia stata una trovata goliardica visto il personaggio che tutti ben conosciamo. Personaggio che si è messo in testa di portare l'uomo su Marte in tempi abbastanza rapidi, grazie alla sua società di razzi spaziali. Ho passato un po' di giorni ad informarmi dal punto di vista giuridico sulle implicazioni che questa sua incoronazione comporta. In effetti, non essendoci normativa giuridica riguardante lo spazio esterno al pianeta Terra, ognuno può auto-incoronarsi come vuole, visto che è, a tutti gli effetti, ancora terra di nessuno. Per questo, e voi siete i primi a saperlo, mi sono auto-incoronato imperatore dell'universo, conosciuto e sconosciuto, escluso la Terra, ovviamente. Quindi tutto quello che c'è fuori dall'atmosfera terrestre, a parte purtroppo Marte, andrà sotto il mio esclusivo potere. E poiché Elon Musk non ha parlato dei satelliti ma solo di Marte, il mio potere ricadrà anche su Phobos e Deimos, che sono appunto i satelliti di questo pianeta così ambito. La prima cosa che farò sarà di trasformare questi due satelliti in colonia penale visti i nomi con cui sono stati battezzati, cioè Terrore e Paura. Tutti coloro che non rispetteranno le mie future leggi verranno confinati su questi due piccoli mondi in orbita attorno a Marte, sul primo le donne e sul secondo gli uomini, giusto per par condicio e per non fare discriminazioni. Verrà creata una struttura piramidale sulla cui sommità comanderò io, imperatore della galassia. I miei pretoriani vigileranno in tutti i luoghi in cui io metterò piede, procedendo nella conquista dello spazio esterno. Se dovessimo incontrare nuove forme di vita inferiori alla nostra là fuori, cosa molto probabile, verranno inglobate immediatamente nel mio impero e si dovranno sottomettere al mio volere pena la distruzione immediata della loro civiltà. In caso di civiltà superiori dal punto di vista tecnologico che potrebbero creare difficoltà alla mia espansione, troverò il modo di suggellare dei patti che possano sempre andare a vantaggio del nostro impero. A questo proposito si aprirà subito un concorso per il posto vacante di ministro degli esteri spaziale. Sarà preferito e verrà conteggiato con un punteggio maggiore nella suddetta graduatoria chi, nella propria vita terrestre, avrà fatto il bibitaro, perché storicamente è una professione che ha sempre portato buoni frutti in campo diplomatico. Il presente editto entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi, quindi prima dello scoccare della medesima guardate per un'ultima volta il cielo perché a mio insindacabile giudizio di quello che vedrete in cielo potrò farne tutto ciò che vorrò. Sia chiaro da subito che non ci saranno altri imperatori alla mia morte, perché io non morirò. In tempi brevi farò trasferire tutti i miei pensieri e tutti i miei ricordi in un'intelligenza artificiale a forma di uomo. Io sarò eterno. Il mio corpo robotico sarà progettato indistruttibile e anche se qualcuno dovesse mai trovare il modo di distruggerlo in futuro, provvederò ad effettuare dei backup su altri androidi di riserva. Nessuno potrà più destituirmi. Siete tutti avvisati.